Il millet, cosa vuol dire millet che non mi ricordo? Eh? Millet. È 10 volte 100. Ma io. Ma che cazzo chiedo a fare? Sì, sta caricando. Oh, un po' di filmati Bene. finalmente. The storm is coming. The storm is coming. Vediamo un po' cosa si è inventata The Bethesda. scent of war swirls in the air. Niente, ancora c'è il freddo. Guarda, non ti si sente, Sempa, non ti si sente per niente. The Imperial Come non mi throne sento? lies No, non empty. ti si sente, c'è l'audio del video. And three great Ah. alliances fight to Quindi devo, claim it. per disturbarti devo parlare con Blanco. Tipo. Evil awakens. A long vanished foe stirs. Che brutto, che schifo. Che cosa? Il lupo mannaro. No, non può essere un gruppo mascherato. Those who would destroy Tamriel seek out dangers to their dark plot. And so death's long arm reaches out. It is the 582nd year of the second era. The drums of war are sounding. Manca patata in This questo video is però, where our journey Come? Manca patata. Forse il video è finito. Direi di sì. Poi peggiora la struttura. D'altronde, Sì. dai, è un gioco di ruolo online. Migliorasse, diciamo Sei che. proprio fissato, tu non riesci a sopportarlo. È più forte di te. Carica, 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 carica. Beh, qua sta caricando non so cosa. Ma il disco fisso sta andando? Ma non va neanche il disco fisso. Oh, Di cioè, solito errore, condizioni. errore. Come errore? È proprio un Elder Scrolls. È proprio un Elder Scrolls in tutti i sensi. Connessione persa. Riproviamo a loggarci. Adesso non voglio dire che il gioco sia tutt'altro. Oh, ce l'ho fatta. Facciamo. Fermo, fermo. No. Mi spiace per te. Selezioniamo la nazione, direi Afghanistan, Allora, come aspetta, aspetta, siamo. fermo. Dica. La nazione di fare quelli con Von Hart. Se fai un altro, finisci gli antipodi e non ci vediamo più. Sempa, io parlo di nazione country proprio, country, c'è cioè Italia. Potrebbe Ah, sì, direi che Italia. Scusa, andare bene, sei d'accordo? io ero già un passo avanti. Ok, mi fa vedere il Peggy e mi dice bla bla bla. Perfetto. Allora, alleanza. Lì, ecco, Alleanza il PD. Ah, no, scusa. Ebon Heart Pact con il Ebon contrabbando. Pact, ok. Spiego quello che ho fatto io così tu potrai scegliere diversamente. Cioè, tu hai fatto la cazzo di lucertola? Io ho fatto una certola e sono un Dragon Knight. Che schifo di lucertola. Ma Non ho idea, è un argoniano. Abbi pazienza, gli argoniani sono i personaggi più simpatici della serie The Elder sì, chissà gli altri. Porta pazienza. Tra l'altro vorrei anche poterti suggerire classe e razza scegliere, però io non ho ancora capito Dragon Knight come Ah, combatte. Quindi ok. non so dirti. Bah, io guarda, vado a sensazione Un sorcerer. e faccio l'elfo nero.
Il Dark Elf. Sorcerer. No, Dark Elf. Sì, però come classe io farei tipo il mago. Che se posso dare... Sai che non me lo stava facendo scegliere? Ah, eccolo qua, a fianco, scusa, non l'avevano visto. Allora aspetta, faccio Dark Elf e fin qua va bene. La classe Dragon Knight cosa fa? È un master nell'usare le armi. Arti marziali? Sì, può essere. Vabbè, ok. Sorcerer usa le congiure e la distruzione, le magie di distruzione. Ok, il mago. Il Nightblade è un avventuriero e opportunista con doni per prendere in auto. Ah, per uscire dal... Sì, ok, praticamente il ladro, per uscire dai problemi, il ladro praticamente. Cosa fa che è il ladro? E poi c'è il Templar, che deve essere quello cazzuto, immagino. No, che poi arriva Assassin's Creed, arriva Ezio e non si capisce più un cazzo. Bruno in Sandy al massimo, damage, ok. Io farei il Templare, se siete d'accordo. Tu cosa proponi? Ma io, guarda, se ti posso suggerire, sì. Posso darti un suggerimento spassionato. Io ho giocato un po' il Sorcerer e dalle varie classi che ho provato, almeno tutte, è un pochino più divertente, diciamo, che da vedere. Tu cosa sei io adesso? Io sono il Dragon Knight, qualsiasi cosa sia. La cosa che mi fa veramente, tra l'altro, anche arrabbiare, che in un'altra build mi ero fissato con l'idea di fare un personaggio arciere e morire che trovassi in giro un arco che non costasse 1.000.000.000. Ho fatto questo Dragon Knight e la prima cassa che ho aperto c'era dentro l'arco. Un arco. Ottimo. Credo nome, le cose importanti, vabbè, quindi faccio Sulser, dai, va bene, ok, va bene, il mago a me piace sempre. Nome, nome. Piatto fondo. Piatto fondo. Cos'è? No, non mi piace il piatto fondo. Perché? Forzetto. Stai peggiorando, eh? È chiaramente peggiorando. Ricordi vabbè, questo... vabbè, ascolta, vabbè, d'accordo, rimango sul classico. Mozzarellone. Ah, stavolta un uomo. Hai ragione, aspetta, female, ok. Bene. Mozzarellona. Sai, mamma che faccia. La serie di Elder Scrolls, perdoni, ma un personaggio che c'era Mozzarellona, a parte in generale nel mondo dei videogiochi di ruolo fantasy, un personaggio che si chiama Mozzarellona, calcine le gengive, io darei. Beh, secondo me invece ha suo perché, farà vedere. È sicuramente attivo e fa pensare a cose belle. Porca, me ne è uscita una nel random che wow. Come si aumentano le sizze in sto gioco? Cioè qua poi dorso size è abbastanza caruccio, devo dire. Il gut cos'è? Gut size, gut size. Ah, la panza. Aumenta tutto. Fai un panzone. Questo non so cosa aumenta. Ah, le spalle. L'over body, le gambe, che culone che mi è venuto. Questa mi piace un sacco, sono aggressiva, mi piace. Mozzarellone è proprio il nome tuo. Sì, sono contento, ok. Faccia. Posso anche scegliere le voci. Sì, certo. Scegli i tatuaggi, porre nella pelle. Sì, beh, quelli li ho fatti casuali. Non ho né la voglia né il tempo di stargli dietro. E tu mi dirai: ma che cazzo giochi a fare? Giochi di ruolo? mi potrei dire, io ti direi anche: sì, forse c'hai ragione. Occhi, tutta la roba. Nose, mento. Va bene. Crea. Sembra che nessuno abbia usato il termine, il nome mozzarellona. Sta calcando.
sono basito. Sì, sono abbastanza basito anch'io. Non me lo aspettavo. Mi aspettavo di dovermi cercare un mozzarellone a due. Almeno due. Almeno due. Almeno In due. effetti. Ok, sono dentro. Non ho sentito niente. Fa niente, fai finta di aver sentito. Col mouse ti muovi, con WASD vai avanti. Con la E. Diciamo che ecco, è un gioco di ruolo abbastanza sulla falsariga dei discorsi tradizionali, come il sistema di controllo, come icone, come interfaccia. E se posso dire, storia degli ultimi Elder Scrolls, la caratterizzazione dei personaggi, personalmente non è che fosse chissà quanto elaborata, quindi Vale la pena salta. mettere i sottotitoli, vero? E direi, perché ricordiamo che è localizzato in 800 lingue, ma non in italiano. Certo. Tutto audio c'è sottotitoli. Ok. E per lottare, lutta. Ho trovato una prodigiosa Iron Great Sword. Ah, ti ricordo che, diciamo che più usi un'arma o più usi un'abilità, più aumenti il rank dell'abilità, come in tutti i giochi di serie di Elder E Scrolls. fin qua diciamo che Quindi abbastanza. sarebbe importante, diciamo, capire la tua classe cosa minchia fa fondamentalmente. Cazzo fa la mia Perché se classe? non lo sai, rischi di andare in giro con un arco, poi il Dracon Knight in realtà dovrebbe usare, che ne so, un bastone della salute. Non è Che quello che poi puoi succa, pensare. giustamente. Esatto. Il bastone della salute non è quello che ti puoi immaginare, ma è il bastone magico. Beh, il bastone della salute in ogni caso è interessante come termine. Il tronchetto della salute. Corri, corri! Io nel frattempo sto facendo questa sezione iniziale Sì, l'ho single rivisto player. all'iniziale. Che tra l'altro, per chi si ricorda, sul canale avevo già fatto in beta. Cioè, proprio sei quindi. Sì, io proprio me la sono andato a cercare di brutto. Suka! Ah, con sinistra e destra blocca le spell delle magie. Con il mouse sinistro e destra. Gli dai un colpetto e lui si atterra, quindi blocca la spell. Ah, sì. E ti ricordo che puoi giocare anche in prima persona? Sì, sono in prima persona. Ah, si può giocare anche in terza? Certo. Diciamo che personalmente ho sempre giocato tutti gli Elder Scrolls in prima persona. Li mettevo in terza quando volevo le armi dell'equipaggiamento del mio personaggio, oppure quando scaricavo una nuova di ultimo. Goodbye. Proseguiamo. Ma guarda che bisogna essere baccati in testa per non ricordarsi con chi ho dall'altra parte. Ma dai, mille ti vuol dire miglio. In turco. Ma da che vuoto. Dai, crepa. Ok. Quindi apriamo il tasto C. Ho uno skill point. Magica increase your efficiency con le magie. Elten aumenta quella dell'energia. Stamina increase your performance with feats. Con i piedi. Insomma, We see. corri di più.
Ok, quindi adesso ho un punto da attribuire e lo piazzo alla magica. Alla Alla Roma. magica. Ok. Poi attiva le abilità, possono essere slottate, va bene, 1, 2, 3, 4, 5. Le abilità passive sono sempre attive, va bene. Gli ultimate abilities are the most powerful abilities you can be fired by pressing R. Ok, ho questa roba super mega galattica che fa esplodere il mondo con la R. Com'è possibile che tu abbia un'arma mega galattica? Oh, così c'è scritto, io ho la super mega arma galattica. Crystal Shard Con sblocca. questo ci puoi giocare, Crystal. Penso che non sia quello, però può No? essere. Forse no. Qualcosa di L'unità diverso. che ho comprato è stata aggiunta nel primo slot. Press 1 to use ability. Ok. Però non me la fa. Non me la fa usare. Probabilmente devi avere un bersaglio. Dici? Com'è La butto lì. possibile che non mi faccia fa spellare dove cazzo mi pare a me? Sono più propenso nel pensare che c'è qualcosa che non va. Ma potrebbe essere anche un bug. Che tutto è pur sempre un gioco della Tutto è cerchia del tesoro. possibile, giustamente. No, non dimentichiamoci che gioco è. Quale cazzo è il tasto per andare a settare? Ah, qua sopra, skill. Add slot 1. Niente, non posso proprio spellarlo. Va bene, lo spellerò dopo. Ok, quindi fatto questo, direzione uscita. È lunga ancora. Sì. Me la fa penare.